Ovviamente mi sono portato con me materiale per 6-7 ore, potrei parlarvi per 6-7 ore, ma non sarebbe gentile. Ecco, infatti, io speravo che l'invito diventasse questo. Avrei la tentazione di parlare in inglese, perché come ridice poi le cose in italiano la nostra traduttrice è veramente... Complimenti. Non ha sentito. Ciao. Sarei tentato di parlare in inglese perché come ridice lei le cose, poi le arricchisce di una, come se le avesse vissute, fatte. Sarebbe interessante riascoltarsi. Siamo tutti consapevoli, ma anche le cose che diceva Ian prima di me, che diciamo, il nodo delle cose per cui siamo qui è là fuori. Quindi è quando saremo lì fuori che cominceremo davvero a parlare degli argomenti per cui siamo qua, però può essere utile, come è stato già fatto, perimetrare alcuni elementi, capire poi con che occhi guarderemo il fuori, la fila del Levante o altre iniziative. Per cui il ragionamento che vi propongo in questa ora di riflessione comune ha a che fare, parte, si poggia su queste quattro parole chiave: rethink, reload, recycle e reboot, che a mio parere individuano le modalità con cui oggi è opportuno agire sulle città che hanno bisogno di essere riattivate e come vedremo adesso in alcuni esempi che vi farò vedere sono molte. Non ve le espliciterò tutte e quattro, mi soffermerò in questa prima parte sulla prima perché credo che sia quella più interessante. Poi se abbiamo tempo vediamo le altre e ho portato anche due progetti su cui stiamo lavorando che se c'è tempo vi farò vedere perché in questa fase non vi faccio vedere le cose che stiamo facendo col mio gruppo. Vi faccio vedere che cosa ho selezionato da quello che accade attorno a noi, a quello che accade nel mondo e che ritengo ci aiuti a capire qual è la direzione, quali sono gli strumenti, quali sono le modalità con cui possiamo agire nelle città, lo vedete nel sottotitolo, nell'era della metamorfosi. Perché metamorfosi è la parola chiave più densa, più interessante in questo momento che vi consegno, su cui ritengo che sia opportuno nei prossimi anni ragionare. Che cos'è la metamorfosi? La metamorfosi, e siamo in una metamorfosi, non è una pura trasformazione, non è un puro cambiamento, è un passaggio da uno stato a un altro con un mutamento completamente diverso, ci fa passare da piani diversi. C'è un famoso detto che dice che quello che per il bruco è la morte, per la farfalla è l'inizio della vita. Cioè, due elementi, un elemento quando entra in una metamorfosi non soltanto muta, ogni giorno cambiamo, ma non possiamo dire che ogni giorno subiamo una metamorfosi. La metamorfosi è un salto di livello, un passaggio di scala, un punto di vista completamente diverso. E metamorfosi è anche la parola che ci permette di capire che cosa sta accadendo attorno al mondo. Quella che altri chiamano crisi, dal 2007 ne viviamo ogni giorno le conseguenze, io credo che sia una metamorfosi, cioè la necessità di cambiare radicalmente i nostri stili di vita, i nostri modi di vita nelle città, nei territori che abitiamo, ma soprattutto immaginando dovrà essere la strada che ci consenta di uscire da questo stato di emergenza e di crisi diversi da come vi siamo entrati, non riproponendo gli stessi comportamenti che nei fatti hanno generato la crisi. C'è questo meraviglioso pezzo di Haruki Murakami nel suo libro Kafka sulla spiaggia, per parlare di metamorfosi, che dice: quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto a entrarne e a uscirne vivo. Anzi, non sarai nemmeno sicuro se sia finita per davvero, ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. E questo è il modo con cui oggi noi dobbiamo interpretare il nostro approccio progettuale nelle varie forme, nelle varie modalità e con i vari strumenti con cui lo faremo nei confronti delle città. Quattro numeri, se volete ve li giocate, ma no, non so, non è per questo che ve li segnalo, anche perché diciamo, la vincita sarebbe di un quaterna sarebbe poca. 2, 53, 75, 80 sono i numeri che oggi rappresentano l'argomento di cui stiamo parlando, cioè questo. Le città occupano il 2% del pianeta, nel suo complesso,
se guardassimo solo le terre emerse, questa cifra salirebbe al 20%, ma sarebbe sempre una percentuale molto ridotta dell'intero pianeta. Sono popolate al 53% della popolazione, in Europa questo numero arriva quasi all'80%, quindi dimostrando che siamo un pianeta urbano, ma soprattutto consumano il 75% dell'energia mondiale e emettono l'80% dell'anidride carbonica. L'argomento di cui parliamo è fatto di questi numeri. Una porzione apparentemente piccola del nostro pianeta che però pesa sulle nostre vite, sul nostro pianeta, sulla nostra quotidianità in maniera non indifferente. Nei fatti siamo un pianeta urbano, significa anche questo. E quindi significa agire, capendo che sempre meno potremmo agire su quel 2, anzi quel 2 è già molto rispetto a quello che rimane fuori da quel 2, anzi da quell'80%. Per cento delle terre emerse, diciamo, in questo momento ci interessa meno capire se possiamo costruire città galleggianti, capire che cosa accade, quali sono gli effetti positivi di agglomerazione, quali sono gli effetti negativi di congestione di questo 53% che vive nelle città o l'80% in Europa, ma soprattutto in che modo possiamo cambiare, riducendoli, questi due numeri, 75-80, che sono i numeri del dramma urbano. Sono numeri che fanno immaginare e fanno costruire spinte antiurbane, c'è chi parla di apocalisse urbana. A mio parere sbagliando, esagerando, ritenendo che questi numeri siano non modificabili, e invece io credo, ma anche dalle cose che abbiamo sentito questa mattina o dalle ulteriori ragionamenti che faremo, questi numeri possono cambiare. Come possono cambiare? Reimmaginando, ripensando, anzi non soltanto ripensando, ma producendo un nuovo pensiero che sia in grado di formulare una nuova immagine di città, una nuova visione di città, un nuovo modello di città. Per condividere con voi quali sono le componenti di questa reimmaginazione, di questa necessità di ripensare il modello urbano, vi sottoporrò un po', vi ricorderete, alla cura Ludwig, a cui veniva sottoposto Drugo per rieducarlo, non per carità, non devo rieducarvi, però il concetto è quello che vi farò vedere alcune immagini, su le quali ragioneremo insieme. Vedrete poco testo e argomentazione la metterò io, ma il ragionamento è questo. Io credo che il nostro sguardo, il nostro pensiero sulle città, anzi, non il nostro in questa sala, che è sicuramente condiviso fra di noi, ma il nostro fuori da questa sala. Perché se ci contiamo, se ci moltiplichiamo anche per 100, ritenendo che ognuno di noi conosce altre 99 persone che la pensano come noi, saremmo pochissimi coloro che ritengono che la città dovrà essere riprogettata e riattivata così come lo stiamo dicendo in questa mattina, lo diremo in questo pomeriggio. Il problema è come parlare al resto. Il problema è in che modo convincere il resto, al di là di occasioni di partecipazione, al di là di occasioni di amministrazioni sensibili, occasioni però. Per tutti noi che abbiamo facciamo questo mestiere come studiosi, come progettisti, sono stato anche un amministratore pubblico, quindi ho guardato anche dal versante della responsabilità amministrativa. E non c'è dubbio che talvolta il problema è più facile trovare chi la pensa come noi e consolarci di essere tanti e sottrarci invece dal capire che dobbiamo convincere anche quelli che la pensano in maniera completamente diversa, in modo tale che anche le domande, quando gli chiediamo cosa volete, siano domande alla cui risposta è una risposta che condividiamo. Perché chiunque di noi abbia fatto partecipazione, pratiche di partecipazione, spesso alla domanda che cosa volete, la prima reazione è di scappare inorriditi rispetto a quello che vogliono alcune comunità. Io vengo da una terra che ha voluto la cementificazione delle coste. L'industrializzazione di una parte della costa tirrenica per localizzare una finta industria chimica o una finta industria automobilistica. Sì, certo, dietro c'erano gli interessi della mafia, c'erano gli interessi dei proprietari terrieri, però anche la comunità lo voleva perché riteneva che quello dovesse essere lo sviluppo e perché probabilmente nessuno gli aveva mai detto che quello che veniva eroso con quelle scelte sbagliate era molto più prezioso di quello che si produceva. O peggio, nessuno sapeva che quello che veniva eroso era molto più prezioso perché non eravamo in grado di utilizzarlo come valore territoriale. Allora queste immagini servono, non vi torturerò così, a ragionare su questo.
due elementi utili per questo viaggio che vi propongo. Nel 2012, a distanza di poco tempo, escono due consolidamenti di un pensiero. Una copertina dell'Economist, che come conoscete tutti è un settimanale britannico di economia e politica molto sensibile al contesto, è una delle riviste che ha i migliori sensori, talvolta sbaglia come tutti i sensori, perché magari il sensore è tarato male, però è un settimanale che ha come obbligo quello di essere sensibile a quello che gli accade attorno, pubblica una copertina che inneggia la terza rivoluzione industriale in cui cyber e physical, digitale e impresa finalmente chiudono il cerchio e alla digitalizzazione della nostra vita corrisponde una capacità di produrre in modo diverso, di orientare in maniera diversa, di progettare in maniera diversa la nostra mobilità, la nostra vita, la nostra casa e quant'altro, o le relazioni domestiche. Nello stesso anno, 2012, Chris Anderson, fondatore di Wired, autore della coda lunga di Free, pubblica Makers, The New Industrial Revolution. I termini sono gli stessi perché, diciamo, questo fanno i bravi divulgatori e sensori, capiscono che è il momento di cominciare a lanciare alcune parole chiave che inneggia un mondo popolato da milioni di microproduttori, di artigiani digitali, di soggetti che sono in grado di modificare da soli il mondo in cui abitano, mettendo insieme il meglio della tecnologia con il meglio della capacità manifatturiera. I progetti che abbiamo visto sono già un pezzo di questo city making, il progetto ideato dentro un CAD, mandato il progetto delle panchine di Saint-Nazaire, mi riferisco, mandato ad un service che le stampa con stampanti laser tridimensionali, poi tornano sul luogo reale e diventano elementi centrali. Se non ci fosse questa capacità di pensare quella panchina in uno studio, disegnarla con un software e inviarla ad un luogo che la produce perché poi qualcuno le riporti, non ci sarebbe stata la panchina, ci sarebbe stato forse qualcos'altro. Allora, ancora una volta, le questioni questa nascita, questa esplosione dei makers si agganciano con le questioni di come uscire dalla crisi. Richard Sennett, un sociologo di grandissima qualità, di grandissima sensibilità, tra l'altro marito di un urbanista, cioè di Saskia Sassen, quindi persona che vive anche la capacità, e non a caso nei suoi libri sono quelli tra i più apprezzati da chi poi fa il mestiere dell'urbanista, ci ricorda che per uscire da questa crisi, per farne fronte, dobbiamo diventare bravi artigiani dell'ambiente, cambiando i nostri rituali. Ancora una volta torna il tema della necessità e della capacità di agire concretamente, cambiare il nostro modo di agire nelle città. Appunto, l'esplosione dei city makers. Ma in che cosa i city makers ci interessano? Perché qualcuno potrebbe dire, tutto sommato, è argomento che può stare dentro appunto una rivista di economia politica piuttosto che dentro un libro che si occupa di nuove tecnologie. Perché interessa agli urbanisti? Perché negli ultimi anni, un po' per reazione, un po' per anche in alcuni casi per avanguardia, la città ha cominciato a popolarsi di city makers e anche l'urbanistica nella sua articolazione più istituzionale ha cominciato a guardare con attenzione alla capacità della popolazione non soltanto di partecipare, non soltanto di essere una bocca o un orecchio o uno stomaco che sente un problema, ma anche una componente della soluzione, una parte della soluzione, non soltanto il sensore del problema. Allora vi faccio vedere un po' come è cresciuta questa commistione tra questo milione di microproduttori digitali o in alcuni casi capaci poi di tornire un metallo piuttosto che di mettere insieme dei pezzi di legno e farne un tavolo, una sedia o altro. Il primo emerge di questa necessità di trasformarci tutti in city makers e quindi anche annullare la distanza tra i city makers istituzionali, i decision makers, gli urbanisti formali
e considerare tutto il resto altro, come se l'urbanista dovesse essere ancora l'advocate planner degli anni 70, cioè colui che deve dare voce a chi non ne ha, ma non è vero che non ce l'ha. La comunità ormai comincia ad avere voce, comincia ad avere anche strumenti. Allora dobbiamo anche ripensare il modo con cui siamo i mediatori tra comunità e soggetti istituzionali. Non è vero che siamo gli unici che capiscono le questioni tecniche. Non siamo più, appunto, gli advocate, perché la comunità ormai in alcune realtà è sufficientemente responsabilizzata, i processi di empowerment in molti luoghi si sono compiuti e talvolta le comunità con cui agiamo sono paragonabili, se non migliori, di molti urbanisti che conosciamo. Io li frequento pochissimo, gli urbanisti che sono infrequentabili, però alcuni no, non tutti, non tutti, sto scherzando. Allora, Cleveland, all'indomani di questo proto-default sociale, comunitario, architettonico, urbanistico, lancia una competizione in cui ribalta un po' il punto di vista. Anche questa è una metamorfosi del punto di vista. Quello che fino a qualche giorno prima veniva considerato un disastro, cioè la contrazione della città, la sparizione di popolazione, la liberazione di aree di pregio anche in parti centrali, diventa l'occasione per reinventare l'urbanistica, per ripensare l'urbanistica, un'urbanistica non più esclusivamente regolativa, è ancora meno regolativa di rendite fondiarie che in alcuni luoghi non esistono più o è opportuno che non esistano più o che vengano calmierate, ma ripartire dalle città che si contraggono e quindi alle città che cambiano anche la loro porosità, la loro liquefazione, può essere un'occasione importante per reinventare l'urbanistica. Anche questo fa parte di quella stagione se siamo sempre a Cleveland, fa parte di quella stagione di ripensamento dei protocolli urbanistici in cui la città di Cleveland viene immaginata attraversata da molteplici city makers che ne riattivano viadotti, ne ruralizzano alcune parti, anche gli stessi edifici diventano organismi viventi che respirano, che pensano, che assorbano l'inquinamento, che restituiscono energia e poi anche questi usi apparentemente eretici della città possono diventare invece una parte della ricchezza della città stessa. Sempre Cleveland tira fuori tra le prime città un manuale per questi nuovi urban farmers, questi nuovi abitanti che ritornano ad abitare le parti abbandonate della città, le parti apparentemente espulse dal ciclo di vita della città e che invece tornano a essere, se guardate con occhi diversi, degli elementi di grande non solo di grande interesse, non soltanto una risposta alle sensibilità ecologiche degli abitanti, ma per alcuni luoghi degli Stati Uniti l'unico antidoto a quello che si chiama il food desert, cioè la scomparsa del cibo sano o pressoché sano, a causa di questa progressiva suburbanizzazione delle città americane, questo allontanamento dei produttori dai luoghi del consumo, i grandi ipermercati che ovviamente si localizzano il più lontano possibile perché il bacino deve essere quello e vengono sostituiti come luoghi per la vendita del cibo di prossimità dal junk food, dai McDonald's, dai Burger King, che ovviamente danno il cibo che danno a prezzi molto competitivi e incidendo però in maniera drammatica sulla salute dei bambini americani. Diciamo, Michelle Obama ne ha fatto una battaglia per chi distratto non conosce queste questioni e probabilmente è sembrata una battaglia snob, sofisticata, per chi invece come noi guarda queste questioni da un punto di vista concreto e strutturale, una battaglia tutt'altro che snob e sofisticata, una battaglia di grande responsabilità culturale per la salute degli americani. Detroit, il paradigma della Shrinking City, la prima grande metropoli americana che va in default, che dichiara in default, perché tutte le altre lo sono, così come lo sono le città italiane, non ci illudiamo. Se la creatività finanziaria e dei bilanci pubblici non ci consentisse un po' di flessibilità, diciamo,
un revisore dei conti che venisse da un altro pianeta arriverebbe e direbbe: siete in default, ma da tempo non ve ne siete accorti? Sì, ce ne siamo accorti, solo che riusciamo a evitare di dichiararlo finché possiamo, perché le conseguenze, soprattutto nell'ordinamento italiano, di dichiarare il default di una città sono gravi, diverse nel modello statunitense, tant'è vero che a un certo punto è stata la soluzione migliore per Detroit dichiarare il default. Però, diciamo, questioni finanziarie a parte, Detroit si trova a gestire in pochissimi anni, meno di 10, un consumo di città in senso negativo, un'erosione di città drammatica. Sapete tutti che passa da 2 milioni e mezzo di abitanti a 700 mila abitanti. Cioè diventa come gli abitanti di Palermo, con un'estensione, il decuplo di Palermo, e soprattutto un ruolo e una rilevanza rispetto ai rapporti tra Stati Uniti e Canada notevolissima. Quello che emerge in questa situazione drammatica è che le vacant land, i suoli inutilizzati, diventano la città. Detroit, le parti inutilizzate non sono un elemento marginale, un elemento secondario, sono Detroit. Oggi governare Detroit, progettare Detroit, pensare a Detroit significa come reimmaginare, non soltanto come riutilizzare, tutta questa parte bianca, la parte verde, la parte gialla, perché solo la parte rossa è la Detroit che ancora ha una densità da metropoli. Altra immagine nota, Detroit si trova a dover gestire un patrimonio di dismissione enorme, talvolta di grandissimo valore. Questo è il Michigan Theater, l'orgoglio di Detroit. Era il teatro dell'opera in cui venivano a esibirsi i migliori talenti dell'opera, quando Detroit era una megalopoli americana, quando attraeva flussi di gente, di immigrati dal Canada che, come dire, fuggivano dai climi più freddi del Canada e si rifugiavano nella più temperata Detroit, attraeva città da tutte, attraeva abitanti, imprese, iniziative da tutti gli Stati Uniti e anche da altre parti del mondo, quando era la capitale dell'automobile. E la ne Nemesi vuole che è l'automobile che torna a dare un senso ad un luogo che altrimenti sarebbe stato impossibile da manutentare. Questo non è un parcheggio informale, non è stato occup non è un'operazione di squatting, è un'operazione pensata, ritenuta la più idonea. L'unico modo per continuare a provare a mantenere in piedi, con quel minimo di manutenzione che si può fare in un teatro complesso, già rovinato, non sono le macchine ovviamente che hanno prodotto quei risultati, era abbandonato da anni, è stato quello di adibirlo al parcheggio per il vicino stadio del baseball. Serviva un parcheggio, e un parcheggio genera risorse ovviamente, e allora si è ritenuto che, mettendo insieme la necessità di avere delle risorse aggiuntive per tenere in piedi il Teatro Michigan in attesa del ritorno dei tempi migliori, e la concomitanza della vicinanza di uno stadio, è stato adibito a parcheggio. Quindi non un'operazione di occupazione di uno spazio, ma un'operazione in cui si è messa insieme la necessità della popolazione con la necessità. Però sbaglieremmo se ritenessimo che queste cose che vi ho fatto vedere, queste strategie di ripensamento della città, queste strategie di riutilizzo di spazi abbandonati, fosse in questo momento solo patrimonio delle città in declino, Cleveland piuttosto che Detroit. Non è così. Perché il nuovo piano regolatore di Monaco, città che, diciamo, la parola declino non sa nemmeno tradurla in tedesco, ce lo potrà confermare il nostro collega. I vincitori del piano regolatore di Berlino sono un gruppo che propone, scusate, di Monaco, sono un gruppo che propone, Agropolis è il nome dell'iniziativa, propone che persino nella densa Monaco, persino nell'affluente Monaco, persino nella ricca Monaco, oggi è importante ricostituire quel tessuto non solo di aree verdi per il tempo libero, ma quel tessuto di orti, luoghi della coltivazione, ma anche luoghi dell'educazione ambientale, luoghi della rinaturalizzazione, luoghi della deimpermeabilizzazione, luoghi del deasfaltamento del suolo, capaci di restituire, di riattivare il ciclo ecologico della città di Monaco, che invece riteneva di poter reggere sugli altri cicli: i cicli dell'industria, i cicli della finanza, i cicli dell'edilizia, i cicli dei grandi eventi, dimenticando
apparentemente, perché se hanno vinto vuol dire che la sensibilità era ancora intatta, che le città hanno bisogno di avere un ciclo ecologico attivo e in alcuni casi potente, capace di ramificare i vari luoghi. Ancora, altro ragionamento che vi propongo è il tema energetico. È il tema dei rapporti tra energia e città. Vi ricordate, 75% di consumo dell'energia e 80% di produzione di anidride carbonica ci impongono di ripensare il modello energetico delle nostre città. Come? Certo, non vi propongo di arrivare all'estremo della copertina del disco dei Pink Floyd, cioè che ognuno di noi diventi un pezzo del sistema energetico, però quasi. Le migliori esperienze di città che stanno davvero ripensando il loro modello energetico è quello di far sì che si avvicini il più possibile, quasi fino alla persona, ma certamente alla scala del quartiere e dell'edificio, il produttore di energia dal consumatore di energia. Non soltanto per rendere più efficiente questo rapporto, e già questo è importante, la strategia Europa 2050 solo su questo si basa, perché per arrivare alla riduzione dell'80% della produzione di energia elettrica da materie fossili e per spostarla alle energie rinnovabili significa agire su. Non ci sarà minuto della nostra vita che potrà rimanere uguale a se stesso per ridurre quello, dell'80% l'utilizzo di materie prime fossili. E quindi, vi dicevo, ma non è solo questo. Oggi, ripensare il modello energetico delle città o il modello energetico di luoghi come questo, di quartieri come questo, significa fare... No, è stato un errore. L'immagine era una, c'è stato un errore di cose. Allora, torniamo indietro alla questione invece della smartness urbana. Altro tema che vi propongo, l'immagine apriva un altro capitolo, altro tema che vi propongo è qual è il senso che noi urbanisti, progettisti assegniamo all'intelligenza della città. Quando ogni volta che sento qualcuno parlare di intelligenza della città, a me vengono un po' i brividi. Con Luca recentemente ci siamo incrociati a Bologna, dove il rischio di quel brivido è alle porte. Perché l'immagine più frequente che mi fanno venire in mente coloro che parlano di rendere la città più intelligente immettendo tecnologia è... Vi ricorderete quella frase che dice che se diamo 1 milione di scimpanzé e 1 milione di macchine da scrivere, scriveranno l'Amleto. Perché il rischio è quello, che immaginiamo, ci accontentiamo di mettere tecnologie in un corpo vetusto della città, nel corpo tradizionale, ritenendo che basti immettere un sistema cognitivo, un sistema di partecipazione più efficiente perché la città diventi più intelligente. Il rischio è che rimaniamo 1 milione di scimpanzé e forse produrremo l'Amleto, ma sarà un caso. Non avremmo cambiato il nostro modo, avremmo digitato forsennatamente su una macchina da scrivere o su un computer, avremmo avuto accesso a delle informazioni, avremmo avuto accesso alla rete, avremmo avuto accesso al cloud, però il nostro modo di vivere nella città sarebbe rimasto lo stesso. Quelle città che invece stanno ripensando in maniera reale, in maniera concreta, il rapporto tra tecnologia e città, tra modi di uso e tra modi di utilizzo della tecnologia e modi di utilizzo della città, invece ci dimostra un modello diverso. Qui siamo a Parigi, siamo alla Gaîté Lyrique, un vecchio teatro che è stato trasformato in un luogo per la comunità dei giovani, per l'incubazione di impresa, dove... Non soltanto da un punto di vista architettonico vengono immaginati dei luoghi che non siano, diciamo, dei cubicoli separati, ma siano luoghi che incentivino la collaborazione, il co-working, ma ognuno di questi luoghi è connesso e in qualche modo funziona da portale rispetto al job placement, rispetto all'individuazione di alcune opportunità di lavoro. Nei fatti costruisce un contatto con il mondo del lavoro, con l'autoformazione, con la responsabilizzazione, sono luoghi a cui si può accedere a sistemi di e-learning, cioè sono luoghi che in qualche modo diminuiscono quel rischio di rimanere dei scimpanzé che battono i tasti di una macchina da scrivere. Oppure,
questo rapporto tra innovazione tecnologica e città si comincia a manifestare con la scelta di alcune grandi compagnie di localizzare in alcune parti del mondo, non casuali, e probabilmente diverse da quelle che avrebbero scelto 10 o 20 anni fa, le loro sedi di ricerca e le loro sedi lavorative. Questa è Google Zurigo, che sceglie Zurigo perché è Zurigo. Non ci sarebbe nessun motivo per una multinazionale digitale, oggi anche sempre più maker, come Google, di scegliere Zurigo, se non fosse che la città di Zurigo è, negli ultimi anni, la città prima nel ranking delle top livable city of the world, le città più vivibili. Cioè le città che attorno a questi luoghi agevolano la formazione, agiamo la costruzione, sono in grado di ricevere gli effetti positivi, i feedback positivi di quello che si pensa dentro Google. Allora Google Zurigo non è un luogo chiuso dentro se stesso, è una nuova cellula cerebrale che viene aggiunta all'intelligenza collettiva della città. E non sarebbe potuta essere scelta un'altra città che non avesse le stesse caratteristiche di Zurigo, anche la connessione fisica al resto del mondo, perché noi immaginiamo che un luogo come Google sia un luogo totalmente dematerializzato, è uno dei luoghi che produce invece la maggior parte di flussi veri, di persone, di idee, di mezzi, di materiali, di sperimentazioni, di macchine. Come sapete, stanno sperimentando una macchina inseguita da sola, in alcuni casi farà meno danno di quelle guidate da noi, conoscendo. Oppure, torniamo a Parigi, la concretizzazione di quello che Manuel Castells, in un suo recente libro, immagina essere la nuova alleanza tra digitale e fisico, tra cyber e physical. C'è il fatto che la tecnologia oggi, la tecnologia cloud, permette di portare le connessioni wifi fuori dai cybercaffè o fuori dalle nostre camere, dalle nostre stanze, dai nostri studi di progettazione, dalle nostre università, e fecondare i luoghi, far diventare la connessione a internet e una serie di altri elementi che ora vi descrivo, un luogo che è un dispositivo progettuale, un dispositivo architettonico e di design in grado di attivare un luogo. Per fornire la connessione internet, qui siamo sugli Champs-Élysées dove è stata sperimentata questo prototipo, ma ovviamente l'idea è di portarlo in aree periferiche, di portarlo in aree che non hanno già dei flussi, i Champs-Élysées appunto in qualche modo da vetrina. Per fornire a questo ragazzo la connessione internet per lavorare sarebbe bastato un antennino wifi nascosto in una foglia, in un albero, sottoterra o altro, non sarebbe servito nulla e lui avrebbe avuto l'accesso alla rete. Che cosa invece viene pensato? Che non basta più l'accesso alla rete. Intanto abbiamo bisogno sempre di più che questi luoghi siano autosufficienti dal punto di vista energetico, perché in alcuni casi dovremmo andarli a localizzare lì dove non c'è una rete elettrica, oppure non è opportuno utilizzarlo o avrebbe dei costi, per cui intanto questo luogo è energeticamente assolutamente autosostenibile, autonomo, si prende, si impianta, si poggia quasi a terra e funziona da solo. Ancora, non basta fornire oggi una connessione digitale a chi è già un nativo digitale e quindi ha tutte le dotazioni, non avrebbe nemmeno bisogno, perché ormai insomma anche le tariffe sono tali che non abbiamo più bisogno, come facevamo qualche anno fa, di andare a cercare lo spot wifi, perché altrimenti ormai i costi si equivalgono tra tariffe flat e il wifi gratuito. È importante invece che la città cominci a parlare con i suoi cittadini, le città comincino a scambiare informazioni con i loro cittadini attraverso l'utilizzo di pannelli touchscreen che erogano informazioni in una prima fase, che erogano informazioni a servizio del cittadino in una seconda fase, fino ad arrivare, questo è l'obiettivo di questa stazione, a generare servizi, certificazioni, autorizzazioni, accesso ad alcune informazioni specifiche, scambio di informazioni, tutto attraverso questo dispositivo che inizia come un elemento utile per i turisti, diventa sempre più un elemento sostanziale con la città. Ultima componente di questo dispositivo, le sedie. Cioè il fatto che questo luogo comincia a costruire comunità. E in fondo, se ci pensate, è quello che sta accadendo con i social network. I social network sono nati per alimentare la nostra solitudine.
Era la migliore risposta di chi se voleva stare, chiuso in casa, non lo vedeva nessuno, magari metteva anche una fotografia che rappresentava chissà che cosa e provava, come dire, ad avere una vita relazionale incapace di averla fisicamente. E per molti anni l'abbiamo criticati per questo, perché ritenevamo che non fossero vita reale. Se ci pensate, oggi i social network sono il modo migliore con cui noi costruiamo la vita reale. Molti di noi sono qui, oltre che per una comunicazione personale, perché si è costruito un evento su Facebook, o perché Facebook ha costruito un'attenzione, ha costruito un'amico comunità che non si accontenta più di continuare a parlarsi in digitale, di dirsi mi piace, non mi piace, commento o altro, ma utilizza la connessione, utilizza il digitale per tornare nel reale, per rialimentare il reale, per fertilizzarlo, per aumentare la massa critica dei soggetti interessati. Pannelli solari qua sopra e poi alcuni meccanismi anche di riciclo delle acque piovane o altro, è proprio un elemento assolutamente autonomo. Quindi la città ha bisogno di cominciare a usare in maniera diversa le sue risorse, un po' il ciclo inverso, un teatro che diventa un parcheggio che diventa un parco, cioè un luogo in cui basterebbe poco. Qui a Banksy è bastato un po' di bianco, qui è un disegno di una bambina, però il concetto è quello di cominciare a riguardare la città come detentrici di risorse che possono essere riattivate. E come? Anche qui esempi ormai cominciano a diventare di scuola. Però dobbiamo ricordarci come sono nati questi esempi. Questa è la High Line di New York, uno degli esempi più narrati e raccontati di recupero di un viadotto dismesso, di una linea di trasporto dismessa. Però probabilmente pochi si ricordano come è nato questo progetto, perché oggi lo guardiamo come se fosse un progetto guidato dall'amministrazione, progettato da due bravissimi architetti, Diller e Scofidio, che ha generato, che genera una riqualificazione del quartiere. Però vi ricorderete che è nato per una strenua opposizione della comunità che viveva attorno a questo viadotto. Una comunità marginale, non certamente una comunità di upper class newyorkese, una comunità che però riteneva che l'abbattimento di questo elemento non fosse la soluzione, o meglio, fosse la soluzione semplice al problema della riqualificazione di quest'area della città, e soprattutto avrebbe rischiato di essere sostituito con un tradizionale progetto edilizio di densificazione della città. Nasce l'associazione dei Friends of the High Line, atipico. Noi conosciamo gli amici dei musei, gli amici del MoMA, gli amici del Metropolitan, gli amici, se volete, della Fiera del Levante, ma certamente chiamarsi amici di un viadotto malfamato è uno degli attori più frequenti nei film in cui si devono rappresentare situazioni di disagio urbano, era un elemento interessante. La comunità si tassa, redige, affida la redazione del progetto a Diller e Scofidio, lo propone all'amministrazione comunale, inizialmente, sapete, rifiutato. A un certo punto scatta un meccanismo proattivo. Il progetto viene proposto ai developer immobiliari dell'area, che ne vedono tutta la potenzialità e ne sposano la realizzazione. Quest'opera è pagata, la realizzazione di quest'opera, solo per il 25% delle risorse pubbliche. Il 75% dei costi di quest'opera, non indifferenti, perché alcune parti sono state facili da fare, altre hanno avuto bisogno di interventi di pre-progettazione, di manutenzione, non indifferenti, è pagata per il 75% da risorse private. Di chi? E di quelli che hanno guadagnato dalla quintuplicazione del mercato immobiliare attorno a quest'area. Però, concordando prima quali dovessero essere i limiti e le soglie perché i Friends of High Line non ne venissero danneggiati, ovviamente. È stata un'operazione di partenariato pubblico-privato perfetta, vera. Non quel finto partenariato pubblico-privato dove tutto più individui qual è la soglia economica entro cui una parte di risorse la mette il pubblico e l'altra parte la mette il privato. Qui davvero c'è stato un privato associativo,
un privato con interessi, perché il partenariato pubblico-privato si fa con la composizione degli interessi, altrimenti non regge. Chiunque abbia fatto pratiche, esperienze di composizione di partenariato pubblico-privato, o si riesce a individuare qual è la scintilla dell'interesse del privato, soprattutto il privato che dovrà mettere risorse, ma soprattutto garantire la fattibilità a lungo termine dell'iniziativa, o altrimenti non si va oltre la buona progettazione, la pubblicazione su qualche rivista e poco altro. Operazione analoga è stata fatta a Saint-Nazaire, che vi ha fatto già vedere. Che avete già visto prima. Saint-Nazaire è una città che avete visto, una città molto vitale, però va ricordato che cos'è Saint-Nazaire per la Francia. Saint-Nazaire è la porta della Francia sull'Atlantico, da Saint-Nazaire partivano i transatlantici per gli Stati Uniti, per l'America Latina, è la grande porta sulla Loira perché è all'imbocco della Loira. Insieme a Nantes è una delle città, delle aree metropolitane, era una delle aree metropolitane più fertili, la sede della Airbus è tra Nantes, tra Saint-Nazaire e Nantes, era un'area molto ricca da un punto di vista agricolo, era un'area sufficientemente ricca da un punto di vista industriale, soprattutto era un grande porto. Infatti i luoghi e rimane ancora la spiaggia dei parigini. Perché è vero che in alcune parti dell'anno Saint-Nazaire sembra spettrale, andateci in estate, non c'è un metro quadro libero, però Saint-Nazaire ha deciso che non gli bastava più essere una vecchia gloria dei trasporti piuttosto che una stazione balneare, ha immaginato di ripensare il suo futuro e per farlo si è trovato a dover gestire un elemento progettuale molto complesso, la vecchia base dei sottomarini, perché durante la Seconda Guerra Mondiale Saint-Nazaire, ovviamente porto e bocca della Francia sull'Atlantico, è stata individuata il porto di Saint-Nazaire come il luogo migliore dove riparare i sommergibili che avrebbero dovuto poi attraversare l'Atlantico e bombardare le navi. L'avete visto nelle immagini che vi sono state fatte vedere prima. Lungo il porto, questo porto secco e lungo che poi dà sulla Loira, c'è un grande edificio con un fronte di più di 100 metri, alto grosso modo 6 metri sul livello della strada, profondo altri 6 a contatto con l'acqua, che è il parcheggio della base dei sottomarini. Che cos'è una base dei sottomarini? È un edificio assolutamente anonimo, quanto più solido possibile, quindi con setti murari di cemento della grandezza di 3-4 metri, perché doveva resistere ai bombardamenti, articolato in stalli che hanno contatto con il mare. È una cartucciera per sommergibili. La municipalità di Saint-Nazaire decide di non abbatterlo, anche perché i costi di abbattimento sarebbero stati notevolissimi, e decide di riutilizzarlo e farlo diventare in qualche modo il nuovo DNA della nuova Saint-Nazaire. All'interno localizza un museo che racconta questa storia, mette un ristorante per cui si può mangiare affacciandosi su uno di questi canali, ma soprattutto quello che ritieni di dover fare è come trasformare la piastra superiore, lo spazio superiore, in una piazza pubblica. Siamo in un'area a ridosso del centro storico, vicino c'è il nuovo teatro e quant'altro, e decide di affidarsi ancora una volta a questo city making di cui vi parlo. Chiama Gilles Clément, a cui chiede non un progetto completo, chiede un seme, del resto, questo fa Gilles Clément. Un seme che potesse essere successivamente innaffiato, protetto, coltivato dagli abitanti di Saint-Nazaire. Gilles Clément, con la sua maestria, con la bravura che gli riconosciamo, avvia un terzo paesaggio in cui utilizza le parti cementizie, non le occulta, utilizza i piccoli canali che attraversavano il tetto che servivano a far passare i cavi e i sistemi radar di protezione. Cioè, utilizza gli elementi connotanti di questo luogo, rivitalizzandoli, avviando la nascita di un giardino
come quelli di Gilles Clément, apparentemente spontaneo, tutt'altro che spontaneo, perché ovviamente far crescere queste essenze sul cemento e su una porzione di terra assolutamente insignificante non è facile, però il progetto, che è un progetto che ha un orizzonte temporale al 2015, una prima fase al 2020 e l'altro, è un progetto che viene consegnato alla comunità, che si appropria di questi stalli, di questi setti, facendo una sorta di giardino sul tetto, a servizio di questo nuovo spazio che si sta riconfigurando attorno alla base. E esaurita la fase iniziale di cui Gilles Clément è stato l'iniziatore, oggi c'è, vuol dire, un'associazione di giardinieri che, con le tattiche simili a quelle del guerriglia gardening, ma anche con una grande capacità, una grande sensibilità nei confronti di questo luogo, sta riproducendo, reinventando, mistificando, trasformando questi altri setti perché diventino non più i giardini di Gilles Clément, ma i giardini della comunità di Saint-Nazaire. Ancora, i makers sempre di più diventano comunità, animano quartieri. E gli stessi quartieri spesso sono riattivati grazie alla presenza, alla riconoscibilità di essere luoghi in cui una comunità di makers trova terreno fertile per le loro attività. Questo è uno dei siti, uno dei siti web di queste comunità di makers che stanno nascendo, ma anche qui. Non è soltanto alla dimensione del microquartiere che stanno agendo gli urban makers, anche ancora una volta ci sono alcune esperienze in cui la sintesi tra volontà istituzionale e disponibilità individuale produce dei risultati interessanti. Non so se lo riconoscete, forse no, forse l'avete visto in altre occasioni, questa è l'area di rispetto del vecchio aeroporto di Tempelhof a Berlino. Berlino, la storia di Berlino non ve la devo raccontare, la conoscete tutti. Tempelhof era l'aeroporto che apriva Berlino al mondo dell'ex Unione Sovietica, un aeroporto potente con le ambizioni che Berlino Est coltivava, con una struttura semicircolare molto, molto magniloquente, con stilemi che provenivano appunto da quel linguaggio architettonico tipico dell'URSS, con la riunificazione Tegel che prende il sopravvento, ovviamente perché è più connesso, più infrastrutturato, più moderno e quant'altro, di Tempelhof per molto tempo non si sa che farne. C'è un problema non indifferente di inquinamento da utilizzo e dal percolato degli aerei. Si comincia a immaginare un futuro di riutilizzo della struttura del terminal aeroportuale. Non facile, soprattutto in tempi di crisi, in tempi in cui la bolla immobiliare è esplosa e quindi non è in grado di sorreggere niente. La municipalità di Berlino ritiene che, in attesa di comprendere, di capire meglio, anche di decidere meglio quale deve essere il destino dell'aeroporto di Tempelhof, lo apre alla città. Lo apre la città però ancora una volta, non dicendo lì c'è l'area di Tempelhof, fatene quello che volete, ma immagina di costruire insieme agli abitanti una comunità di nuovi residenti in forme diverse, alcuni di loro abitano qua, non è soltanto un utilizzo temporaneo di urban farmers piuttosto che di piccole comunità che hanno sensibilità ecologiche, per alcuni è diventata una forma dell'abitare, regolato con quella regolazione tra rispetto dei luoghi, interesse collettivo e intuizioni personali che fa di queste esperienze un'esperienza vincente. Oppure il tema, che è ancora una volta animato da questa comunità di makers, dei Fab Lab, cioè dei luoghi dove si realizzano alcuni manufatti, dove si sperimentano alcune nuove tecnologie, però sempre più luoghi che diventano, o meglio, strumenti di produzione che diventano luoghi. Qui siamo a Barcellona, la nuova amministrazione di Barcellona ha ripreso alcuni elementi del grande progetto strategico di Barcellona della precedente, rinnovandoli.
dotandosi di una missione relativa alle smart city e alle città energeticamente efficienti molto, molto attiva, all'interno di questa grande strategia che si chiama City Protocol, ha individuato alcuni luoghi che ancora una volta vengono riqualificati, ma soprattutto animati dalla presenza di comunità di makers che riadattano i luoghi, che in alcuni casi fungono da comunità di innovatori, di start-up e quant'altro, ma non sottraendosi dalla riconfigurazione del luogo, dalla riconfigurazione urbana, anche dalla prospettiva e dalla proposizione di alcuni luoghi che possono essere autocostruiti. C'è il grande tema del makers che si costruisce lo strumento che gli servirà a produrre il manufatto, si costruisce il luogo che consentirà di produrre i suoi manufatti. Oppure, siamo ancora in Spagna, siamo ancora nella Catalogna, l'Università Politecnica di Catalogna ha attivato questo Living Lab dentro il suo campus, quindi come attività che accompagna la cosiddetta terza missione, la third mission che l'agenda di Lisbona assegna all'università, cioè i rapporti col territorio. Questo luogo è un luogo in cui ricercatori, studiosi, professori, studenti dell'Università di Catalogna entrano in contatto pressoché quotidiano con la comunità che ruota attorno al campus di San Cugat e li aiutano a comprendere meglio alcune strategie, li aiutano a comprendere meglio cosa significa efficienza energetica, li aiutano a comprendere meglio cosa significa rispetto dell'ambiente, li aiutano, come dicevamo all'inizio, a migliorare le loro domande, cioè a costruire un sistema di empowerment della comunità che poi serve in quelle pratiche di partecipazione che, come abbiamo detto, non possono essere solo gioco, possono avere una componente, diciamo, limitata o meno di giocosità e di divertimento perché aiuta alla costruzione dell'empatia, ma sono pratiche che o producono risultati migliori delle pratiche istituzionali, o altrimenti qualcuno dice, ma tutto sommato meglio tornare alle pratiche formalizzate, alle pratiche istituzionali. Ancora siamo a Nantes, il capoluogo metropolitano dell'area metropolitana insieme a Saint-Nazaire, e anche Nantes ha avuto un problema drammatico di deindustrializzazione, aveva unificato nell'Ottocento 8 isole che stanno all'interno della Loira davanti il centro storico per farne una grande e unica isola che diventasse una piastra portuale tra le più efficienti. Credo che quasi tutte le dopo Londra, tutte le derrate alimentari che arrivavano dall'America del Nord e dall'America Latina arrivassero e fossero stoccate a Nantes prima di cedere ad Amburgo o a Rotterdam questo primato. Si ritrova a dover gestire questa fortissima deindustrializzazione, ritiene che la strategia sia quella di individuare nella creatività, nella costruzione, nella formazione, nella ricerca il destino di quest'area e quindi attiva un progetto che si chiama Île de la Création, in cui tutto questa grande isola viene trasformata in un grande incubatore di idee, ma non si accontenta ovviamente di localizzare industrie creative, spin-off, attività culturali, sposta, con un'operazione di grande rilevanza, sposta alcune funzioni pregiate che invece prima erano nel centro della città per animare e per attivare quest'area. Sposta la facoltà di architettura, sposta i corsi di laurea legati al design, sposta i corsi di laurea legati alle arti e mestieri, sposta la scuola di tipografia che a Nantes ha una grande tradizione. Sposta il tribunale con un progetto di grande impatto architettonico e urbanistico, sposta quindi anche le sedi degli ordini legati al tribunale e all'architettura, cioè comincia a costruire una comunità in cui funzioni istituzionali e funzioni associative generano nuove funzioni culturali. Oggi questo quartiere è tra i più vitali, anche, diciamo, anche la movida notturna di Nantes si è trasferita lungo il cosiddetto Banana Dock, il molo dove arrivavano le banane, ma soprattutto
vengono attivati questi luoghi. Questo è l'Urban Center dell'Île de la Création, dove la comunità viene aiutata a diventare sempre più una comunità intelligente dentro un luogo che ha bisogno che questa comunità cresca, che non sia soltanto colonizzata dagli studenti piuttosto che dai creativi, piuttosto che dalle imprese che hanno a che fare con l'arte o con il design, ma che questo luogo generi creatività, generi design, ma generi anche nuova responsabilità sociale, nuova sensibilità ecologica. C'è una necessità di ripensare alcuni spazi che dovrebbero diventare i nuovi parchi della città. Il tema del recupero. Questo è il manifesto di una mostra che c'è in questi giorni alla Triennale di Milano, in cui il tema del recupero invade tutti i domini e tutte le componenti, soprattutto questo recupero di oggetti apparentemente poveri con una reingegnerizzazione, un redesign che ne fa invece oggetti d'arte, oggetti di arredo. Ma il recupero per noi, soprattutto per noi nel meridione, significa anche non soltanto pensare a banchine dismesse, docks, hangar, loft. Ormai, diciamo, la manualistica su questi progetti è sufficientemente solida, ma significa pensare anche a luoghi molto più fragili, molto più deboli: un mulino abbandonato nell'area del Napoletano, piuttosto che i borghi rurali della riforma agraria che costellano la Sicilia. Cioè, luoghi in cui alcune delle retoriche dell'industria creativa, della creatività urbana, con difficoltà possono essere trasferite in maniera acritica. Però nascono delle esperienze. Questo è un esperimento che è stato guidato dal mio collega Mimmo Moccia nella periferia, nell'area provinciale campana, provinciale di Napoli, in cui alcuni luoghi, territorio della Camorra, sono stati sottratti al controllo della Camorra, spesso gli sono stati confiscati i beni, e per evitare che qualcuno potesse dire ma fossero meglio quando erano in mano alla Camorra, cosa che accade, ahimè, sapete, è una delle retoriche più frequenti, drammatica, e però talvolta gli prestiamo il fianco, sono stati consegnati alle comunità dei giovani, sono stati consegnati all'università, che ha dimostrato che può esistere un altro modello di vita, un altro modello di sviluppo, non soltanto quello che produceva apparentemente utili, ma produceva anche morte, disagio, sperequazioni sociali, assenza di reale democrazia. Oppure Matera sta immaginando in questi mesi, nell'ambito anche della candidatura a Capitale Europea della Cultura, sta immaginando il suo futuro attraverso un ripensamento dell'utilizzo del grande patrimonio sottoutilizzato dell'area di Matera. Come? Attraendo alcune comunità, ancora una volta il tema dei makers. Una di queste comunità si chiama Ambonasteri, credo che faccia parte del network di hub nazionale, quindi probabile che abbiate già rapporti con loro. È una società, una comunità atipica rispetto alle altre, perché una comunità funziona come una comunità di servizi. L'amministrazione comunale dà a costo zero queste case, spesso queste case hanno bisogno di manutenzione, sono comunità di circa 15-20 componenti, e queste comunità si impegnano a restaurare, in alcuni casi autocostruire alcuni completamenti, rimettere in sesto le case, in cambio di che cosa? Per questo il nome. In cambio di diventare, come erano i monaci nelle comunità del Medioevo, i fornitori di servizio a una popolazione che spesso non sapeva leggere, scrivere, non sapeva far nascere un bambino o altro. Cioè, queste comunità diventano una componente fondamentale del welfare di Matera, quel welfare che l'amministrazione comunale non ce la fa più a erogare in cambio della possibilità di avere un luogo dove fare le loro attività, perché poi sono contemporaneamente, talvolta sono artisti, altre volte sono tecnici del design digitale. Molti di loro sono esperti di produzione tecnologica. E che cosa offrono agli abitanti? Offrono quegli strumenti o quell'aiuto per colmare il digital divide.
non possiamo immaginare che diciamo, il mondo sia popolato da persone come noi che sono nate nell'era digitale. Esistono ancora e nel mondo in cui viviamo queste persone rischiano di avere difficoltà ad accedere ai servizi. Ormai la maggior parte delle funzioni di rapporto con la pubblica amministrazione è stata digitalizzata, per fortuna, ma c'è ancora qualcuno che, non, che questa digitalizzazione ovviamente la soffre come una separazione. Allora, i componenti di Ammonastery in alcuni casi si offrono in maniera volontaria, in maniera anche, diciamo, in alcuni casi più empatica a coloro che non sono in grado di accedere ai servizi della società dell'informazione, oppure riparano oggetti, oppure riparano case, fungono da idraulici, c'è un sistema di scambio di servizi e di case che serve a rivitalizzare interi quartieri perché non soltanto in questi quartieri torna una comunità di residenti, ma in questi quartieri tornano i flussi dei residenti di altre parti della città di Matera che trovano una risposta alla loro domanda, una risposta alla loro necessità. Oppure, questa è un'esperienza che stiamo appena abbiamo iniziato, qui siamo a Poggio Reale, una delle città della ricostruzione post-sismica nella Valle del Belice, dopo il terremoto che ha distrutto quella comunità, una di quelle città pensate dalla matita fredda degli urbanisti, una città che è stata spostata perché Poggio Reale Vecchia è stata abbandonata, come è avvenuto con Gibellina, è stata ridisegnata non molto lontano, utilizzando quello che si riteneva potesse essere il miglior pensiero urbanistico. Se andate a Poggio Reale, come noi, cioè, ci vivremo nel prossimo anno, visto che siamo stati chiamati a ripensarne il piano regolatore generale. E il problema è che in questa città, benché ci sia una comunità, ci sia un'amministrazione comunale molto giovane, il sindaco ha 35 anni, l'assessore all'urbanistica ne ha 32, è laureato in ingegneria ambiente e territorio, quindi sono persone giovani che sanno in che modo anche il mondo è cambiato, però non c'è dubbio che a parte una presenza di una popolazione interessata, anche amante di questo luogo, il tessuto connettivo, il tessuto sociale, il tessuto dell'empatia della città è assolutamente inesistente e vi farò vedere, ma probabilmente nel pomeriggio, come stiamo ragionando. Per cui oggi essere city maker significa anche avere a che fare non soltanto con luoghi abbandonati fisicamente, ma con luoghi che sono abbandonati pur essendo ancora abitati. O luoghi in cui convivono l'uso e l'abbandono. Questa è la piazza progettata da Paolo Portoghesi a Poggio Reale, doveva essere il centro della nuova città, della nuova vita. A qualsiasi ora del giorno e della notte ci andiate, non c'è mai nessuno, nemmeno il cosiddetto cane, come si suol dire, perché le stesse persone poi stanno in un luogo che non è nulla, è un incrocio di terrazzi stradali qua. Perché lì però c'è l'ingresso al municipio, c'è un po' di flusso, mentre questo guarda una parte in cui non passa nessuno. E questa è una di quelle questioni su cui gli urbanisti non possono, gli architetti in generale, non possono non farsi carico. E in che modo noi salviamo alcune decisioni, perché capite bene che la prima soluzione sarebbe benissimo, abbattiamo tutto e lo rifacciamo. Dove? In un mondo ideale, in un mondo che crede che ancora si possa finanziare con il debito pubblico la spesa pubblica, quindi in un mondo che non esiste più da tempo e finalmente ce ne siamo accorti. E quindi il problema è riciclarlo. Applicheremo questo protocollo Recycle che stiamo elaborando insieme ad altre 10 università per capire in che modo i temi e gli strumenti del riciclo possano aiutare questo luogo, ma soprattutto aiutare questa comunità. Quel tema energetico che vi ho parlato, ho invertito le immagini, però questa ci aiuta lo stesso, luoghi della produzione di energia che diventano qualcos'altro, non soltanto di nuovo una copertina dei Pink Floyd, ma diventano, questo è Amburgo, diventano un efficace generatore di energia. Amburgo è una delle città, diciamo, più spettacolari del mondo, io l'adoro, diciamo, se non ci siete mai stati vi consiglio di andarci o come dico ai miei spesso residenti, non ci andate, perché poi tornare è veramente,
veramente pesante. Però dovremmo dire non partite, dovremmo dire non leggete, dovremmo dire quindi tanto vale farlo e poi sì, serve a quando si torna nei luoghi della propria passione civile a essere più carichi. I primi 2 giorni c'è il dramma di aver visto altri mondi. Hamburgo è una città interessante perché al di là del grande progetto Hafen City, la filarmonia di Herzog e de Meuron, cosa che conoscete tutti, però quest'anno, il 2013, ospita l'IBA, l'Esposizione Internazionale di Architettura Tedesca, e lo ha fatto utilizzando l'IBA come il generatore di un ripensamento radicale di una grande isola portuale, ancora una volta, che si chiama Wilhelmsburg. Hamburgo era, prima appunto di essere soppiantato, l'altro grande porto sull'Atlantico, diciamo, nei fatti era una città che viveva, era un porto che aveva anche degli abitanti e dei residenti, ma era veramente il grande porto merci, la grande piastra logistica dell'Europa continentale. Wilhelmsburg era al centro di questo porto, è un porto che abbraccia e ha al centro questa isola che era una piastra portuale, viene completamente deindustrializzata, sottoutilizzata. Il problema della municipalità di Amburgo è cosa farne. Decide di farlo diventare un grande quartiere che dimostra che la sostenibilità ecologica degli insediamenti non è soltanto un efficace titolo di un buon libro, ma è invece oggi una delle strade più efficaci per la rigenerazione urbana. Ma come lo fa? Lo fa mettendo insieme, come vi dicevo prima, generazione di energia e efficienza energetica degli edifici, perché le due cose e qualità anche dell'insediamento, perché le due cose non possono andare insieme. A me oggi serve per sostenere i costi della riqualificazione urbana una quantità di risorse non indifferente. Non li posso prendere più, nemmeno Amburgo li può prendere più da risorse pubbliche. Perché nel nostro caso non ci sono, nel caso del modello economico tedesco, si ritiene che non sia opportuno utilizzarle perché servono ad altre cose, servono al welfare, servono a sostenere l'industria e quant'altro. Allora esiste però un'altra risorsa che noi spesso abbiamo anestetizzato nelle nostre città, che è la produzione di energia. La città è gli edifici e le città sono dei generatori energetici fenomenali, soltanto se li sappiamo utilizzare, il che non vuol dire soltanto mettere qualche tetto fotovoltaico sugli edifici piuttosto che fare del microeolico oppure devastare il paesaggio con le pale eoliche. Significa capire che il modo con cui funzionano alcuni edifici è esso stesso un generatore potente di energia. Amburgo l'ha applicato e l'ha applicato in maniera intelligente perché nell'area di Williamsburg, ovviamente, essendo un'area di stoccaggio portuale, esistevano dei silos. Questo è un grande silos per materiali oleosi, quindi un elemento anche questo, molto, molto lapidio, lo vedete nella sua configurazione, alto, grosso, che è sempre stato in qualche modo il simbolo negativo di questa parte di città. E che cosa farne al solito? Soluzione A, quella semplice e quindi di solito quella sbagliata, abbatterlo. I costi di abbattimento, bonifica dell'area, riutilizzo, conferimento a discarica sono enormi. Soluzione B, cioè strada più impervia, e quindi di solito quella più efficace perché fa crescere e fa maturare, è utilizzarlo, farlo diventare una grande batteria, una batteria di un autocarro. Utilizzando alcune tecnologie tradizionali, cioè pannelli fotovoltaici, che certamente non avrebbero aggiunto bruttezza a bruttezza, diciamo, brutto era e brutto rimane, quindi non c'è il dubbio se è opportuno mettere pannelli fotovoltaici su un edificio che invece è immaginato con altre configurazioni, ma soprattutto con tecnologie legate alla chimica, che vi prego non mi chiedete di spiegare, il suo interno, credo che funzioni come una batteria, è un generatore di energia. Bene, direte voi, e tutta questa energia che me ne faccio? La vendo, certo, risposta giusta, ma la vendo a chi? La vendo, una parte serve ovviamente a reggere l'operazione, una parte serve a reggere i consumi, ma una parte importante la vendo a un
un costruttore che, avendo energia gratis, anzi avendo energia in surplus, riesce a realizzare queste case di edilizia residenziale pubblica, social housing, per la comunità turca, per la comunità musulmana di Williamsburg, a costi notevolmente ridotti, perché il differenziale che prende dall'energia che ha gratuitamente è notevole, consentendo praticamente di dare alloggi di qualità, perché poi insomma, la qualità del progetto non è male, sono alcune stecche anche ben fatte e ben rifinite, a costo quasi zero, alla comunità di Williamsburg, concorrendo al miglioramento della loro qualità della vita, concorrendo al miglioramento della consapevolezza dell'importanza di queste operazioni e riuscendo soprattutto a realizzare un quartiere di social housing a costi che non gravano sulla inesistente per quelle finalità finanza pubblica o non vanno a intercettare un interesse di un privato che se non avesse avuto la compensazione energetica avrebbe chiesto sicuramente una compensazione in volumetria, in cubatura, come accade in altre parti del mondo. Quindi avrebbe invaso un'altra parte, avrebbe saturato un'altra parte di Williamsburg per poter fornire questa opportunità. Non c'è stato aumento di cubatura, non c'è stata trasformazione dei luoghi, anzi si sono liberati spazi, si è costruito un grande parco, ma non basta. Perché un'altra delle porzioni dell'IBA di Williamsburg è stata dedicata alla sperimentazione di case energeticamente efficienti e energeticamente autosostenibili. Sono stati realizzati dei prototipi perfettamente funzionanti, abitati, perché poi ovviamente sono stati venduti, sono una decina, ognuno dei quali sperimenta un modo diverso di autoprodurre energia. Questa è una casa che usa la fotosintesi clorofilliana, come vedete dal murales che la affresca. Questi pannelli sono una versione più evoluta del pannello solare, vi circola una sostanza verde che evidentemente diciamo, per reazioni chimiche genera energia, da un punto di vista dei materiali è quanto di più efficiente a impatto zero si possa pensare e dimostra che si possono realizzare case che non soltanto non consumano, ma sono in grado di chiudere il circolo dell'energia. Ne sono state sperimentate altre 9, come vi dicevo, ognuna delle quali individua un meccanismo di generazione dell'energia specifico, pronte a diventare modello per interi quartieri, per altre aree della città, oppure per ulteriori sperimentazioni che gli architetti volessero fare. Stiamo finendo. 5 minuti ancora resistete? Altra forma di makers è quando il progetto è fatto dai cittadini. Ora, questo non è un progetto fatto dai cittadini, che ovviamente è un progetto fatto da un bravo architetto che ha ripensato il Vieux Port di Marsiglia con un'operazione però spettacolare. Una semplice tettoia riflettente, sollevata su pilastri, qua questo è il Vieux Port, qua c'è la canabiea, ha fatto diventare questa parte del Vieux Port il luogo più intenso di Marsiglia. Ma perché? Perché, ma lo vedete, ve ne accorgete subito, il ribaltamento e la moltiplicazione dell'effetto e della presenza delle persone fa sì che sotto questa tettoia, negli ultimi mesi, ovviamente è stata realizzata, è stata completata a primavera e rimarrà e ha approfittato dell'attrattività della capitale europea e della cultura che Marsiglia è quest'anno. Negli ultimi mesi, sotto questa tettoia, si sono trasferite la maggior parte delle attività sociali del centro storico di Marsiglia. Per vari motivi, Palermo è una delle città candidate alla Capitale Europea 2019, quindi negli ultimi mesi non abbiamo pensato e fatto altro, abbiamo avuto rapporti con le altre città. Marsiglia sono andato frequentemente, quindi l'ho vista in diversi periodi dell'anno e in diversi orari. Qua sotto sono transitati e si sono fermati turisti, e voi direte ovvio, questo è il classico posto dove il turista arriva e si fa la fotografia, ce l'abbiamo tutti.
marsigliesi, che hanno riscoperto e che hanno, come dire, si sono reinnamorati di un Vieport che non hanno mai amato. Ovviamente noi che andiamo a Marsiglia amiamo questo luogo meraviglioso, eccetera, ma per un marsigliese questo è il posto più malfamato che ricordi. E qui entravi vivo e uscivi venduto a tranci, e il luogo dove potevi scegliere che tipo di droga comprare così, come se fosse un gelato, dove lo scontro multietnico era tra i più aspri, quindi un luogo certamente non amato. E invece oggi, anche grazie a questa solarità, a questa nuova luminosità che è prodotta da questi specchi, è prodotto. L'ho visto svolgere gli spettacoli, perché uno spettacolo da strada, di danza, piuttosto che di mimo altro, fatto sotto una superficie riflettente, permette ovviamente di espandere la sua visibilità molto più lontano. Perché io lo vedo anche se non riesco a vederlo, perché fin dove arriva il cono ottico che trasmette il vetro, io lo vedo, per cui l'artista da strada ne ha vantaggio, perché l'artista da strada di questo vive, della capacità di attrarre pubblico, e il pubblico lo deve vedere da lontano perché non sempre si può avvicinare. Ma la cosa più interessante che ho visto sotto questo luogo sono state alcune accesissime riunioni sindacali. È diventato questo il luogo della esposizione delle vertenze. Perché? Mi sono dato una risposta. Perché anche 4 o 10 persone che protestano sembreranno 400, e che non è secondario però, perché diciamo, la comunicazione in queste occasioni è assolutamente fondamentale. Allora, questo luogo da che cosa è fatto? Dalla qualità di questi pilastri o dalla qualità di questo vetro? Assolutamente no. Da un punto di vista progettuale, come si suol dire, abbiamo potuto pensare pure noi. E invece no. E invece è un luogo che utilizza, diciamo, la maestria del progetto, ma soprattutto utilizza la localizzazione, perché è in asse con la Canebière, quindi con la grande strada che va verso il Vieport, è in un luogo particolare, cioè alla sommità del Vieport. Allora, l'altra questione è quando i makers sono la città, non soltanto utilizzano la città per produrre le loro attività, ma sono la città, la animano. Cioè, questa è un'immagine efficace, significa per noi progettisti, per noi urbanisti, mettere insieme, combinare la potenza della nuvola, the reach of the cloud, con the power of the crowd, con il potere della folla. Cioè, quando cominciamo a mettere insieme la potenza che ci arriva dai dispositivi digitali, all'essere connessi, dal riuscire in questo momento in streaming ad interagire con persone che potranno stare qui dietro l'angolo piuttosto che dall'altra parte del mondo, ma quando questa potenza diventa un connettore con la folla, con le persone, con la comunità, quando non diventa un isolatore, come è stato? Nella fase iniziale della rivoluzione digitale, il digitale è stato un isolatore, anzi si riteneva che si poteva trovare nel digitale tutto quello che la vita reale non ci consentiva di vivere. Vi ricordate qualche anno fa non c'era rivista, non c'era giornale, non c'era libro, non c'era televisione che non parlasse di Second Life? Sembrava che finalmente ognuno di noi avesse trovato la vita vera nel digitale, il nostro avatar viveva meglio di noi. Oggi su Second Life non c'è più nessuno se non qualcuno che, diciamo, ancora resiste come un giapponese o altro. È esploso perché, sì, diciamo, poco meno di un gioco, i nostri avatar navigheranno, ognuno di noi si sarà fatto l'avatar, che però non so dov'è, naviga lì, vive, speriamo che continui a vivere, ma non era assolutamente un luogo che mettesse insieme la potenza del digitale con quella del reale. Allora, e siamo arrivati alla prima parola chiave, ma non la faccio così lunga. Dobbiamo ripensare. Siamo obbligati. Se tutto questo che vi ho fatto vedere è vero, e non me lo sono inventato, non l'ho disegnato, non l'ho digitalizzato, non ho chiamato un bravo graphic design per inventare delle foto, se tutto questo sta accadendo soprattutto, perché non vi ho fatto vedere progetti, vi ho fatto vedere cose che esistono, luoghi che esistono, luoghi che sono abitati da persone come noi, luoghi che potrebbero diventare la Fiera del Levante, abbiamo bisogno di ripensare.
Ma ripensare che cosa? Perché il primo, ovviamente, chiunque dica che bisogna ripensare, rivedere i protocolli, beh, la prima cosa che deve fare è ordine in casa propria, come si suol dire. Allora, i primi che devono ripensare a come si progettano le città sono gli urbanisti. E chi fa l'urbanista, soprattutto chi fa, diciamo, l'educatore di urbanisti, ha l'obbligo di ripensare i propri protocolli formativi, protocolli conoscitivi. E la prima cosa da fare è capire dov'è che abbiamo sbagliato. Io ho trovato dov'è che abbiamo sbagliato. Ho trovato l'immagine che rappresenta meglio di tante altre, una immagine unica che dice dove hanno sbagliato gli urbanisti, dove hanno sbagliato i decisori, dove hanno sbagliato i sindaci, dove hanno sbagliato le comunità, dove hanno sbagliato i developer, dove hanno sbagliato i project manager quando hanno immaginato di rigenerare le città. Perché non ce lo stiamo inventando noi la necessità di rigenerare le città, quando queste sono in declino o alcune parti di esse vanno in necrosi o alcune parti di esse muoiono, come un porto o un'area industriale. E ogni volta che abbiamo avuto questo problema di come fare a rivitalizzare, questo è il termine che abbiamo usato spesso, una parte morta della città, abbiamo evocato questa immagine che vi farò vedere. Un'immagine non recente. È una sorta di dannazione dell'urbanista. È un'immagine del 1790. Noi siamo imprigionati in questa immagine che vi farò vedere dal 1790, quando è stata disegnata. È stata disegnata qualche anno dopo, la vi farò vedere, ma insomma, è stata inventata nel 1790. Un'immagine che ha funzionato come grande aporia dell'urbanistica. Abbiamo creduto che fosse una verità, invece era una falsa verità, solo che era convincente, era comoda. Era seducente, ci faceva immaginare che si potessero risolvere tanti problemi. Così. Questo abbiamo fatto noi urbanisti. Abbiamo ritenuto, come fece Luigi Galvani nel 1790, che per rianimare un corpo morto bastasse trovare una fonte di energia esterna sufficientemente potente da rianimarlo. A Luigi Galvani bastarono 5 anni per scoprire che era una fisseria, una sciocchezza. Lo provò sugli animali, sull'uomo, poi Mary Shelley scrisse quel capolavoro che è Frankenstein, ma è letteratura. Noi invece siamo rimasti qua. Abbiamo ritenuto che il problema era che questo era vero, che visto che al passaggio dell'energia le gambe si muovevano e gli potevamo far fare quasi tutto quello che volevamo, abbiamo ritenuto che il problema fosse trovare la fonte di energia. Perché quella avrebbe rianimato i nostri quartieri, le nostre città, le nostre fiere dismesse, le nostre aree portuali, i nostri waterfront, le nostre piazze disabitate, le nostre poggioreali immaginate da portoghesi. E dove l'abbiamo cercata quella fonte di energia? Innanzitutto nei fondi pubblici. Sembrava che fossero infiniti, sembrava che bastasse attaccare la spina, che arrivava l'energia e quindi le gambe e le rane si muovevano. E poi abbiamo detto, ma no, non sono solo i fondi pubblici, ce ne vuole una migliore, i grandi eventi, e gli attrattori culturali, e le capitali europee della cultura, e le capitali europee dello sport, e le capitali mondiali di tutto quello che volete. E poi però queste mani sono state anche le mani della mafia, della Camorra, della 'Ndrangheta, della Sacra Corona Unita, non so se si chiama ancora così da voi, sono state la corruzione, è stata Tangentopoli, perché da questa ricerca spasmodica di un'energia esterna, con l'obiettivo di rianimare un cadavere, perché per carità l'obiettivo è sacrosanto, non è che il cadavere non ci fosse. Però il problema è che abbiamo pensato che il nostro compito non fosse di rianimarlo, di fargli la respirazione bocca a bocca o di suturarne una ferita o di sanarne un organo. Era quello di dove trovare l'energia esterna. E questa è stata la dannazione più grande. Solo che adesso ne siamo consapevoli. È bastato ripescare questa immagine perché chiunque la vede dice: ma noi questo abbiamo fatto. Non ha bisogno di parole perché è così quello che abbiamo fatto. Il problema è, siamo in grado di diventare dei bravi medici? Perché passare da elettricista a medico il salto non è da poco.
E soprattutto, la vera domanda è: ma vale la pena andare a cercare energia per rianimare delle gambe di rana che sono state separate dal loro corpo e quindi anche se non c'è più niente da fare? Perché l'altra domanda che ci dobbiamo fare è: ma tutte le parti della città sono in grado di rigenerarsi e di rianimarsi? O alcune sono irrimediabilmente morte? La domanda è complicata, la risposta è complicatissima, però è la prima domanda che ci dobbiamo fare. Se volete me la metto più leggera. Qual è la malattia di cui soffrono? È una influenza passeggera? È un grave vulnus? È un tumore? Ci sono delle metastasi? È un'ablazione? È un difetto genetico? Perché se non individuiamo con precisione, fuori di metafora, qual è il motivo che ha fatto appassire la vita di una parte di città? Se non ci chiediamo, come ce lo stiamo chiedendo noi a Palermo, cos'è che qui ha fatto sparire le persone? Perché fino a qualche anno fa qui c'erano persone, merci, camion, iniziative. Cos'è che è cambiato? Perché se io non capisco che cos'è che è cambiato, non posso capire che cosa mi serve riportare qui. Perché il rischio è che qualcuno dica: ma sai che c'è? Io mi invento un po' di attività, di iniziative che mi sostituiscono le persone che c'erano prima. E siamo sicuri che regga, che la somma di iniziative è in grado di reggere? O dobbiamo ripensare completamente questo luogo? Forse pensandolo meno come recinto? Sono questioni che noi ci stiamo ponendo con la nostra area fieristica, che ha problemi analoghi ovviamente. Lo dobbiamo guardare non come un perimetro entro cui immaginare alcune soluzioni, ma come ogni pezzo, come la cerniera forse di un altro elemento. Alcune parti guarderanno verso la periferia, altre parti guarderanno verso il centro. Forse se lo scompongo, ma sono cose di cui magari discuteremo meglio più avanti. Allora vi lascio con questa, che è una buona suggestione per ricordarci cos'è che non dobbiamo fare, ma sono sicuro che poi nella parte on the field ulteriori ragionamenti li faremo insieme. Grazie dell'attenzione. La forza di fare domande, io ho la forza di rispondervi. Oppure le facciamo camminando, le facciamo mangiando, dico non. Ma noi abbiamo un luogo dove possiamo poi anche lavorare, disegnare, progettare? Qui, qui, cioè, si trasformerà in un.